titolazione dell'ex chiesa di San Tommaso all'assistente sociale Marisa Vitale, deceduta in data 11 ottobre 2012. La Giunta, premesso che l'assistente sociale coordinatrice Marisa Vitale è deceduta il giorno 11 ottobre 2012, rimanendo fino all'ultimo istante al proprio posto di lavoro, a conferma ove ce ne fosse bisogno di quell'attaccamento al dovere, di quella serietà professionale e disponibilità sempre dimostrata nell'arco della propria vita. Che la stessa, sia per ragioni proprie della competenza attribuitele dall'ente, sia per la schietta e sincera umanità che naturalmente le appartenevano, si è sempre adoperata nel campo sociale per l'assistenza alle fasce più deboli della popolazione e del volontariato in genere, che in tale contesto ha sempre riscosso non solo attestati di stima, ma anche di vero e sincero affetto da parte di tutte le persone che hanno avuto modo di incontrarla e frequentarla. Che ora, in presenza del luttuoso evento, l'amministrazione comunale di Viterbo intende adoperarsi affinché il suo ricordo si perpetui nel tempo e rimanga nella memoria della città di Viterbo, ma soprattutto di quelle persone per le quali si è prodigata anche quando le forze la stavano abbandonando. Che può dunque essere a lei intitolato uno spazio comune da utilizzare per scopi di carattere sociale, considerato che l'assessorato ai servizi sociali ha nella sua disponibilità l'immobile sito in via del Ginnasio 2, già sede della chiesa di San Tommaso, di fronte agli uffici del settore, il quale, opportunamente restaurato, potrebbe ospitare convegni, una biblioteca e una sala riunioni per le consulte, per le quali in particolare l'assistente sociale Marisa Vitale si è particolarmente adoperata in vita. Che tale spazio polivalente potrebbe essere a lei intitolato una volta reso agibile e predisposto, e che pertanto sin da ora è necessario dare mandato ai competenti uffici di procedere in merito. Delibera, per i motivi di cui in premessa, di intitolare all'assistente sociale Marisa Vitale, scomparsa prematuramente l'11 ottobre 2012, la chiesa di San Tommaso in via del Ginnasio 2, che opportunamente restaurata potrà essere una sede da utilizzare per convegni, biblioteche, sale riunioni, per le consulte e in genere per gli scopi di carattere sociale, di dare mandato ai competenti uffici di avviare le procedure per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ex chiesa di San Tommaso, sita in via del Ginnasio 2, per la realizzazione di uno spazio polivalente che comprenda sala convegni, biblioteca, sala riunioni per le attività delle consulte. Visti i pareri, approviamo questo momento, credo significativo, sicuramente un momento che non è burocratico, ma è un momento di passione, di amore per una delle nostre tante donne della città di Viterbo, ma sicuramente una donna che ha dato alla città il suo massimo impegno, la sua massima dedizione, il suo massimo amore per questa società, questa nostra società. E credo in questo momento, e lo ripeto al padre, al marito, che conosco probabilmente da tanto, che da tanto tempo lo conosco perché eravamo compagni di scuola alle medie, credo che noi stiamo dando solo tanto amore a tua figlia, a tua moglie, e credo che tutto ciò ci ritorni, perché sicuramente dobbiamo seminare la nostra strada di amore come lo ha fatto lei. Grazie a tutti quanti voi.
sei Queste sono medaglie che portano i membri delle confraternite quando escono quando escono in processione. Non so se riesco a dire queste cose, volevo dire. Sì, c'è un microfono. Allora, la comunicazione, vi ricordate l'anno scorso? In occasione del funerale furono raccolti dei fondi, no? Sì. Quindi voleva dare la comunicazione. Allora, come... dunque, intanto ringrazio tutti per questo ricordo di Marisa, la nostra Marisa, la mia, la nostra di tutti. In sue memorie stiamo progettando e attuando insieme all'Associazione Amici di Galliana di una banca del tempo, che si chiamerà Banca del Tempo Vitale per Viterbo. Vitale, certo, c'è l'assonanza con Marisa, ma perché il tempo è vitale per la nostra vita. E questo denaro sarà destinato a questo progetto che stiamo nei prossimi mesi attueremo. E volevo anche pubblicizzare l'evento che nella settimana del volontariato ci sarà questo convegno a cui parteciperà Presidente nazionale dell'Associazione, cioè la Presidente dell'Associazione Nazionale delle Banche del Tempo, che illustrerà l'importanza di questa attività anche per la città. E qui seguirà anche un dibattito in cui sarà presente Renati, Roberto, il sindaco, il vice sindaco e voi. Esatto. E tutti siete invitati, ecco, questa conferenza, tutto qua. Grazie.